Leonard Peltier is a Native American activist who's been in prison for 40 years, serving two consecutive life terms for a crime he maintains he did not commit. In 1977, he was convicted of killing two FBI agents, Ronald Williams and Jack Kohler, during a shootout on the Pine Ridge Reservation in South Dakota. Peltier was a member of the American Indian Movement, AIM, founded in 1968 during the Civil Rights Movement to advocate for the rights of Native Americans. The murders occurred at a time when AIM supporters and residents of Pine Ridge were being intimidated and killed, allegedly by paramilitaries connected to the government. A climate of fear and terror prevailed. After two AIM members were acquitted of the killings, witnesses were coerced by the FBI into saying they saw Peltier shoot the agents. Peltier ha 77 anni, soffre di diabete ed è malato di cuore. Per questo il comitato che chiede la sua liberazione ha organizzato un presidio di protesta oggi a Milano. Oggi abbiamo manifestato in Piazza della Scala ancora una volta, come facciamo da anni, per Leonard Peltier. Leonard Peltier è un nativo americano che è in carcere da 46 anni esattamente, cioè entrò in carcere il 6 febbraio del 1976 per accusato di aver ucciso due agenti dell'FBI, cosa che non è vera perché non avevano alcuna prova. Comunque quest'uomo ha 77 anni, sta pagando di fatto per, come capo espiatorio di fatto per quell'incidente che avvenne allora, per quella sparatoria che avvenne allora in quegli anni. E noi chiediamo da anni, come lo chiedono in tutto il mondo, personalità, gente comune, che quest'uomo venga liberato. Oramai è solo possibile una grazia, lo si sta chiedendo adesso al presidente Biden, come si è chiesto ai presidenti precedenti. Noi crediamo che sia giunto il momento, quest'uomo in questi giorni è pure malato di Covid, come se non fosse abbastanza, è un simbolo per i nativi americani, sta pagando per una colpa che non merita. E quindi abbiamo manifestato anche oggi, come in altre città d'Europa e degli Stati Uniti, per la sua liberazione. Oltre a questo, sono andati in scena presidi di protesta tra gli Stati Uniti e il resto del mondo. Per lui, infatti, la situazione è sempre più critica e delicata e le cure sono ormai indispensabili.